Cari telespettatori, ben ritornati. Ci avviamo per fortuna verso la fine della stagione invernale e eh, verso la primavera. Per fortuna per alcuni, per chi ama la bella stagione, eccetera, per disgrazia di molti altri. Purtroppo perché? Perché con la primavera ritornano le alle, allergie stagionali, ritornano anche in modo impellente e creano delle limitazioni all'attività quotidiana di tante persone. Allora, questo è uno dei temi che vogliamo affrontare con il nostro esperto, ben ritornato, il nostro medico allergologo, il dottor Antonio Corsano, grazie, grazie di essere qui con noi. Lei. Con cui parleremo di affezioni respiratorie legate appunto all'inalazione di queste sostanze di vario genere, anche naturale, che provocano delle reazioni eh, sconclusionate nel nostro organismo che non riusciamo a controllare, di prevenzione se possibile farla, di educazione tra virgolette, del nostro organismo, e poi di altre sostanze invece meno naturali, meno presenti in natura, che però stanno devastando letteralmente l'esistenza delle persone, limitandola e creando problemi anche di psicolo carattere psicologico. Perché, ovviamente, dopo uno per paura di cadere in una situazione, magari di asma, magari di, di altro genere, che è ovviamente impattante per l'organismo, evita certi comportamenti, magari sbagliando, eccetera. E poi vedremo l'altro mondo, anche alimentare, se avremo tempo, che comunque interessa sempre tanto ai nostri telespettatori, con un occhio di riguardo anche ai bambini, perché ci hanno chiesto di parlare anche di questi fenomeni relativi ai più piccoli. E allora vediamo un po' di cominciare. Com cominciamo? Incominciamo col discorso relativo. Un po' alla stagionalità. Adesso, quindi, con l'inizio della primavera, proprio si eh, presentano nell'aria una serie di polline che sono i responsabili di un disturbo di tipo respiratorio. E I primi sono già comparsi diciamo perché iniziano i pollini degli alberi come primi e pre, e diciamo come la, la betulla, il nocciolo, lontano e già a metà febbraio o fine febbraio è un periodo eh, tipico della liberazione di questi pollini. Per fortuna questi interessano un periodo abbastanza ristretto perché già a fine marzo diciamo, questi pollini finiscono, la loro questi alberi finiscono in pollinazione però si eh, presenteranno altri eh, pollini. E quindi, noi dal periodo da febbraio fino a settembre abbiamo un calendario di polline molto caratteristico. In ogni periodo c'è un'impollinazione tipica che a noi ci aiuta anche dal punto di vista anamnestico, cioè chiedendo al paziente il periodo in cui presenta. Particolarmente eh, questi disturbi già farci un'idea di quali pollini possono essere responsabili di questa sintomatologia. Perché adesso a marzo, prima proprio del, dell'implosione delle graminacee, eh, compare la parietaria, che è un'erba eh, diciamo di media altezza a fusto eh, rossiccio eh, che lascia dei pollini con una eh, diciamo aggressività molto forte nel provocare eh, disturbi allergici. Aprile maggio e il tempo diciamo caratteristico delle graminacee, fondamentalmente il periodo in cui le graminacee sono una serie di erbe eh, spontanee che nascono nei prati e che liberano nell'aria una concentrazione molto alta di pollini e luglio-agosto ci sono le composite, quindi altro tipo di, di, di piante, per arrivare poi a settembre-ottobre di nuovo il ritorno della parietaria. Quindi, quindi insomma, abbiamo okay. un periodo molto ampio diciamo, di, eh, di impollinazione nell'aria. Ecco, dovrei volevo chiedere una cosa, poi lei ha fatto anche degli studi molto approfonditi sull'argomento, ma come nasce? Tanti dicono, eh, ma ai miei tempi una volta non c'erano questi problemi. Certo. Eh, pochissime, ma proprio rare, questo gli, dicono gli anziani, no? che poi fondamentalmente è vero, non ci sono stati anche dal punto di vista della medicina riscontrati questi casi. Perché questa insorgenza e questa intolleranza improvvisa a sostanze che sono naturali? Cosa sono geneticamente modificate, viene da pensare, oppure unite al PM10, sono delle bombe atomiche? No, allora dobbiamo diciamo, chiarire un fatto. L'allergia vera, poi parleremo anche delle intolleranze che hanno meccanismi un po' diversi, ma l'allergia vera ha una, una, diciamo un nesso genetico, una predisposizione genetica. Cioè, un soggetto nasce con una predisposizione, si chiama atopia questo stato del soggetto, eh, però l'espressione della malattia allergica poi è legata all'intensità e alla frequenza degli stimoli ambientali quindi una volta gli stimoli ambientali probabilmente erano molto meno aggressivi e quindi lo stato di atopia poteva anche arrivare fino a tarda età o non esprimersi ha eh, fatto in allergia a vero perché vera e dice propria. meno aggressivo quando in realtà c'era più ambiente naturale una volta si viveva più. Sì, sul... perché l'aggressività, in realtà, dal punto di vista dell'apparato dell respiratorio è legato molto all'inquinamento ambientale. Cioè ah, l'inquinamento ambientale c'è un netto rapporto da questo punto di vista. Perché eh, a livello dell'epitelio dell'apparato dell gastrointestinale, eh, ci sono delle cellule di difesa del nostro organismo gastrointestinale e i respiratori. Questo vale per l'apparato gastrointestinale, eh, però siamo, parliamo, siamo diciamo mm. adesso sul discorso delle vie respiratorie e queste cellule di difesa in definitiva intervengono quando è presente qualsiasi sostanza estranea. Qualsiasi sostanza che non viene riconosciuta intervengono nel cercare di difendere il nostro organismo. La, re, eh, diciamo, la conseguenza di questo incontro è che viene liberata, no, vengono liberate delle sostanze pro-infiammatorie che quindi infiammando la, la mucosa eh, respiratoria e favoriscono la penetrazione dei pollini più in profondità, quindi a contatto proprio delle cellule dove sono legati gli anticorpi dell'allergia. Quindi diciamo che lo stato infiammatorio della mucosa eh, respiratoria, provocata proprio da queste sostanze eh, diciamo, eh, chimiche ecco, di, di, nella respirazione, facilita un po' l'incontro del, del polline con le cellule e in un certo senso esprime più facilmente e più, in maniera più intensa la reazione allergica. Quindi c'è un messo proprio uh, fisiopatologico, diciamo, di alterazione proprio della, eh, del filtro della mucosa eh, respiratoria. Questo filtro quindi, che è lui la causa di tutto, alla fin fine, eh, perché funziona fin troppo bene, certo. <ride> può essere in qualche modo... Modificato, migliorato. 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 Certamente, è chiaro è qui sì, mi, col, mi collego al discorso della prevenzione, è fondamentale proprio per migliorare questo stato e mettere in atto delle azioni preventive. Allora le azioni preventive eh, alcune sono più semplici, altre sono chiaramente più difficili, nel senso che l'inquinamento esterno eh, chiaramente non dipende molto dalla nostra, dalla nostra volontà e quindi in, in definitiva dobbiamo pensare ad altri mezzi di prevenzione, come quelli di prevenzione eh, ambientale nell'ambiente chiuso per esempio, eh, che ci riducano gli, gli stimoli eh, non solo eh, allergizzanti, diciamo ma anche gli stimi chimici. Gli stimoli chimici che possono essere profumi intensi, possono essere eh, spray, possono essere sostanze chimiche che vengono utilizzate con una certa frequenza. Anche queste vanno a irritare il sistema eh, del, del, di filtro di questa eh, mucosa respiratoria e in qualche modo predispongono eh, a, a una esplosione della, del disturbo allergico. Quindi bisognerebbe evitarlo a questo punto a livello preventivo? Sì, in, qualche eh, modo. in qualche modo bisogna evitare questo, bisogna anche avere un'attenzione particolare per quanto riguarda il discorso eh, legato al, a, nel periodo eh, invernale, per esempio alle infezioni, infezioni virali, infezioni batteriche, sono situazioni che comunque possono contribuire, se non ben curate queste situazioni, ah. contribuire a... E, diciamo tenere infiammata ecco, la, la mucosa respiratoria e in qualche modo anche queste non è raro il caso che un soggetto scopre di essere allergico dopo, dopo una bronchite virale. È proprio caratteristica, questa è una delle osservazioni che ci viene eh, molto spesso diciamo, fatta, sì. eh, un soggetto prende un, un, un episodio virale, e dopo questo episodio virale la sintomatologia non si risolve come eh, dovrebbe essere nell'arco di 7-10 eh, giorni e allora se arriva prosegue, prosegue prosegue la tosse, con, una quando... esatto, con una difficoltà di respiro, so, tosse secca, irritativa, così, poi quando viene eh, diciamo, valutata da, dallo specialista... Eh, e quindi mette in dubbio che possa essere solo una, un fatto solo virale, può emergere un, una, un un, diciamo, una responsabilità proprio allergica. Ecco, queste allergie, quindi questi accessi di tosse, eccetera, possono verificarsi solo in presenza di sostanze eh, organiche, e quindi i pollini oppure anche di altre sostanze? No, anche che... di sostanze proprio irritanti di tipo chimico. I profumi, per esempio, sono uno, una, uno stimolo molto intenso da questo punto di vista perché... La, diciamo, la mucosa eh, respiratoria ha una certa, aumenta la sua sensibilità e scatena questi recettori delle, delle cellule a liberare queste sostanze pro-infiammatorie. La più nota è l'istamina. Tant'è che noi eh, parliamo sempre di antistaminici nelle malattie allergiche proprio per bloccare questa sostanza, e, e quindi crea anche uno stimolo. Perché è interessante fare questa, questa parentesi per quanto riguarda l'attacco asmatico. L'attacco asmatico, Realtà è legato a uno squilibrio di controllo del calibro dei bronchi. Cioè, i nostri bronchi fisiologicamente sono regolati nella loro dimensione per azione di due sistemi nervosi: Il sistema nervoso vegetativo o autonomo, cioè involontario, che in qualche modo c'è cioè uno dei nervi simpatico che tende a tenere. Ehm, aperti i bronchi, l'altro è parasimpatico e nervo vago e tende a chiuderli. L'equilibrio dinamico tra questi due sistemi ci dà la respirazione normale. Il problema è che in alcuni stimoli viene irritato e infiammato principalmente il sistema, quello eh, bronco costrittivo, cioè quello eh, parasimpatico del nervo vago che crea proprio la, eh, il bronco, la chiusura del bronco. Quindi eh, questo è il meccanismo per cui anche sostanze irritanti quindi, non necessariamente di tipo organico, e possono provocare attacchi d'asma, perché vanno a stimolare, a, a sbilanciare questo equilibrio tra questi due sistemi che regolano proprio il calibro bronchiale. Ma può, anche se, cioè, ma può essere interpretato come un sistema di autodifesa, cioè a un certo punto si blocca il blocco per impedire che questa sostanza entri nei polmoni? Oppure no, no, questo è un fatto proprio irritativo, un fatto è irritativo. proprio di, 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 di squilibrio di questo, di questo eh, controllo, diciamo. Quando si, eh, quando si verifica questo di conseguenza? Perché a livello neurovegetativo quindi bisogna intervenire in un certo modo. Si può fare qualcosa preventivamente se uno proprio non può evitare queste sostanze perché magari gli capitano no? nell'ambiente dove si muove, che frequenta, eccetera, classico dei profumi molto forti che alcune persone portano. Eh, oppure addirittura eh, evitare che una persona incominci a mettersi sempre tanti profumi, può essere anche questo, no? certo, non lo so. Certo, no, questo è direi che è il primo punto fondamentale. Ah, ecco. Cioè quello di ridurre eh, particolarmente lo, la frequenza degli stimoli, perché l'allergia la, in realtà ha un nesso molto stretto. Per il suo sviluppo, proprio sulla frequenza degli stimoli. Cioè, più frequente uno stimolo, più facilmente si può sviluppare un attacco allergico più, più importante. Quindi, chi si riempie ogni giorno, per tutta le lacche, per decine profugio, di anni eccetera, di, que di questa cosa qui è, è grande è a, rischio. E, diciamo ha un rischio maggiore, soprattutto se è predisposto già dal punto di vista genetico. E come si fa a capire se c'è questa predisposizione genetica? Beh, con la predisposizione si fa un semplice si fanno degli esami del sangue perché ci sono gli anticorpi dell'allergia di anticorpi specifici, sono le IGE, sono chiamati così, è una classificazione delle immunoglobuline del nostro organismo che viene in qualche modo ricercato nel sangue, possono essere ricercate il, diciamo, le IGE totali, quelle eh, generiche, e poi si va alla ricerca di quelle specifiche, cioè nei confronti di stimoli specifici che possiamo sospettare essere causa del, dell'attacco asmatico. E dopo, come evitarlo? Cioè, su, che tipo di cura si può attuare? Ecco, e si se può si guarire, riesce, tra virgolette? Sì, certo, del, dell'asma, soprattutto allergico, perché poi anche qui dobbiamo, esistono due mh, forme di asma fondamentalmente. Questa tipica eh, legata allo stimolo allergico, quindi si chiama proprio asma allergico, e un'altra forma invece che non riconosce un meccanismo allergico, è chiamato intrinseco, legato a una suscettibilità di reazione proprio di quel sistema neurovegetativo che è quello del nervo vago. Cioè Alcuni hanno tra virgolette, un piccolo difetto da questo punto di vista, quindi il nervo vago reagisce in maniera più pronta e più esagerata rispetto a come dovrebbe fare. Mm -hmm. Però se restiamo alla, nella forma allergica dove riusciamo a mettere in evidenza qual è lo stimolo che scatena eh, questa reazione, chiaramente per arrivare a una diagnosi non è sufficiente fare il test del sangue perché bisogna che sia correlato con quello che noi raccogliamo dal punto di vista anamnestico, quello che racconta il paziente, ci deve essere una concordanza di, eh, diciamo, di elementi per arrivare a fare una diagnosi precisa eh, di asma allergico. Se tutto questo avviene esistono dei eh, diciamo, sistemi per modulare, quindi rallentare o mo, eh, in qualche modo riequilibrare questa risposta eh, allergica dell'organismo attraverso cosa? Un, un sistema che una volta si parlava di vaccini sì, chi ha avuto infatti. esperienza negli anni passati in qualche modo ha fatto dei vaccini magari anche con un poco risultato, adesso abbiamo capito qual era il, il problema fondamentalmente e quindi si è, è migliorato molto la, 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 diciamo la produzione di queste sostanze, non è corretto parlare di vaccini veri e propri ma di terapia iposensibilizzante il cioè, termine stesso sarebbe? dice che Riduce la sensibilizzazione dell'organismo la reattività dell'organismo attraverso quale modalità? E se un allergico alle graminace viene prodotto un estratto a ehm, basse quantità della stessa sostanza, delle graminacee e viene somministrato per via sublinguale, che è un sistema ormai riconosciuto eh, essere il più efficace per comunicare col nostro sistema immunitario perché sotto diciamo, i, i vasi viene assorbita questa sostanza e quindi tutte le stazioni linfonodali diciamo, dove sono annidate le cellule nostre di difesa in qualche modo prendono questo antigene, lo analizzano e in qualche modo lo accettano. Cioè, e si induce quello che viene detto, uno, una, una modalità di tolleranza nei confronti di quella sostanza. In, qualche, in questo modo, nel tempo, quando noi incontriamo di nuovo questa sostanza, può essere respiratorio, le cellule sono già informate di questo. Già informate, e già informate di questo e quindi non reagiscono in modo esagerato purtroppo non è tra le modalità più usate in, questo, eh, diciamo, in questa patologia, in realtà si è dimostrata sempre più, ne, anche negli ultimi congressi, essere un, il sistema più valido per modulare e controllare il, la reattività allergica. Perché non è molto utilizzata? Per eh, ignoranza. In per... primo luogo perché l'immunologia è una branca abbastanza recente. E quindi richiede, anche per noi che siamo specialisti, il confronto con eh, i centri di ricerca che eh, continuamente riescono a mettere in evidenza meccanismi sempre più raffinati di comunicazione delle cellule del sistema immunitario e anche vedere qual è il tipo di risposta che si ha attraverso questi, questi sistemi. Quindi richiede una, una diciamo, formazione un po' più aggiornata da questo punto di vista per conoscere queste opportunità, queste armi terapeutiche che ci possono essere. Chiaramente restano sempre validissimi le terapie sintomatiche che devono essere sempre a portata di mano ma lo scopo di questa terapia è proprio di poter eh, arrivare a un punto di utilizzare meno possibile farmaci sintomatici, intendo per esempio i broncodilatatori, quelli che comunemente vengono usati nell'attacco asmatico perché modulando meglio la risposta del nostro sistema immunitario eh, il soggetto avrà meno necessità di ricorrere a quei farmaci. Qual, eh, a parte il farmaco, che si può anche immaginare, ma il dilatatore che uno usa proprio in questo stato di emergenza per, eh, per paura poi di, di non riuscire a respirare a sufficienza, che controindicazioni possono avere adulti Beh, e bambini? Sì. Ecco, questi, questi farmaci bisogna stare molto attenti all'utilizzo di questi farmaci, quindi il medico ha la responsabilità di informare in maniera corretta il paziente, specificando che è una terapia sintomatica, quindi che non risolve definitivamente il problema, che deve, usare, deve essere usato in caso di, ecce, di necessità estreme, estreme, diciamo, e bisogna anche sapere che esistono delle condizioni in cui questi farmaci potrebbero non funzionare in maniera pronta. Questo tipo di, 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 di problema può nascere, per esempio, in, in presenza di una bronchite sovrapposta a, uno, a, uno, a un soggetto allergico. E proprio lo sviluppo di tutto il muco, l'apparato diciamo, respiratorio, eh, essendo coperto da questo muco, eh, copre i recettori dove dovrebbero andare a agire i farmaci e in qualche modo potrebbe non esserci una risposta pronta. Questo potrebbe indurre il, il, il paziente a usare spesso, molto più spesso, questo farmaco nell'intento di risolvere il problema, però bisogna stare attenti che è tossico per il cuore. Il cioè, ah, tossico, tossico per il cuore, eh, il eh, cuore. Sì, perché, perché l'utilizzo esagerato di questo farmaco crea, può creare fibrillazione perché dà di fatti i soggetti che lo usano, più di qualcuno sente un po' di agitazione quando lo usa perché aumenta la frequenza cardiaca e se diciamo, aumentiamo notevolmente questo si può arrivare a disturbi molto gravi. Ah, quindi provocare disturbi gravi. Sì. Non è, non in, diventerà... passato, in passato, ma anche forse non, non molto tempo fa, alcuni casi hanno avuto proprio meccanismi di questo tipo, che, eh, quindi si può arrivare all'extus. Eh. Quindi eh, è un discorso da non sottovalutare questo, ma comunque dire che se non risponde dopo eh, le normali dosi di, somministrate, si deve ricorrere al, al medico, si deve ricorrere al patosoccorso soccorso deve, perché ci sono altri farmaci, in questo caso, che devono essere aggiunti per ottenere. Ottenere una risposta più pronta. Oh, mamma mia. Chiaro. Allora continuiamo su questo argomento e dopo la pubblicità, tra pochi secondi.